Ci troviamo al cimitero dei comuni di Paradiso e di Lugano. Alle mie spalle la parte storica del cimitero, mentre dalla parte opposta la parte nuova. Beh, il municipio ha voluto un bene così importante e amministrativo come il cimitero, ha voluto renderlo dopo diversi anni più decoroso, più piacevole e di più facile accesso per le persone, siccome riposano i defunti, le persone che hanno fatto la storia del comune. I difetti principali risiedono nelle differenti quote altimetriche dei campi del cimitero, quindi l'accesso era veramente difficoltoso. Sono stati migliorati gli accessi, sono state realizzate delle passerelle, sono state realizzate delle rampe, infine il lift, ma anche una migliore illuminazione. Negli stabilimenti pubblici dobbiamo prestare attenzione alle barriere architettoniche, specialmente nella nuova progettazione, ma soprattutto anche quando facciamo dei lavori di manutenzione, come ad esempio qui in questo cimitero è stato molto importante appunto inserire delle strutture a favore anche delle persone con mobilità limitata. È importante avere dei camminamenti sicuri, anche perché Paradiso è un comune abbastanza trafficato, sappiamo quanto può essere pericoloso, soprattutto per i giovani, per i bambini, e quindi l'ente pubblico ha un'attenzione particolare a questo aspetto. I rapporti tra il municipio e i delegati UPI nel nostro comune sono importanti non solo attraverso il municipio direttamente, ma soprattutto attraverso i diversi servizi che si occupano non solo di edifici comunali e cimiteri, ma soprattutto anche in tutti gli spazi urbani come le fermate del bus, strade, piazze e altri luoghi pubblici. La vera sfida era quella di collegare tutti gli 11 livelli altimetrici del cimitero con delle rampe facilmente accessibili e soprattutto senza stravolgere la struttura esistente del cimitero.